Mare in tempesta, il comprensorio trapanese è nella morsa del maltempo, interrotti i collegamenti con le Egadi, isolate da ieri, danni al porto di Bonagia per le mareggiate. Ingroia nella bufera, l'ex PM in questi giorni al centro delle polemiche per i suoi compensi alla Sicilia e servizi. Ultimi appelli al voto. A Marsala i candidati delle primarie del PD terranno questo pomeriggio le rispettive chiusure delle campagne elettorali. Non solo calcio, nasce a Villa Rosina un nuovo club del Trapani destinato a diventare la voce del riscatto degli abitanti del quartiere. Serata Granata, Trapani Calcio e Pallacanestro Trapani giocheranno questa sera in contemporanea alle 20.30 su Sky. Affronteranno rispettivamente Carpi e Trieste alle 22.40 in diretta il nostro commento post partita. Buongiorno e benvenuti al TG Sud. Dopo la pubblicità, come sempre, tutte le notizie e gli approfondimenti. A conclusione del corso di studi, l'alunno avrà acquisito competenze e abilità di tipo comunicativo ed espressivo. Il primo biennio del percorso artistico è comune a tutte le classi. Al secondo biennio i ragazzi potranno scegliere fra i seguenti indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, grafica e design. Liceo artistico Michelangelo Buonarroti, via Marinella 1, Trapani. Le fotografie possono raggiungere l'eternità attraverso il momento. Foto Ottica da Leo. Grazie alla sua continua innovazione, vi aiuterà a scegliere il vostro album di qualità. Con l'eleganza delle loro immagini e con la professionalità del suo personale. Foto Ottica da Leo, dal 1953. Dopo il grande successo di Alcamo, Alice si sposa, Salone della Sposa e della Casa, arriva a Trapani. Una kermesse di alto livello con una vetrina espositiva importante. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Palazzo America, strada provinciale 21, prolungamento via Libica. E la coppia più fortunata tra quelle che si registreranno all'ingresso si aggiudicherà un favoloso montepremi in beni e servizi. Regolamento su alicesisposa.it. Alice si sposa, Salone della Sposa e della Casa, 7 e 8 febbraio, Palazzo America, strada provinciale 21, Trapani, ingresso libero. A scuola studiamo. 3, 2, 1, via. A scuola facciamo nuove esperienze. A scuola facciamo tanti sport. Anche la provincia di Trapani in queste ore nella morsa del maltempo, a causa del forte mare mosso, sono stati interrotti il collegamento con l'arcipelago delle Egadi, con Favignana, Lemons e Marettimo, che in queste ore sono isolate dalla terraferma. Vediamo il servizio. Un'autentica bufera di mare. Le mareggiate provenienti da ovest da ieri flagellano le coste trapanesi con onde alte oltre i 4 metri e forti raffiche di vento che stamattina hanno superato 35 nodi, arrivando a soffiare attorno ai 50 km orari. Il mare è in tempesta, rendendo proibitiva la navigazione. Da ieri sono interrotti i collegamenti con le isole Egadi. Stamattina, a causa delle condizioni meteo avverse, nessun aliscafo ha potuto raggiungere Favignana, Levanz e Marettimo, con tutti i conseguenti disagi per residenti e pendolari. Qualche albero sradicato, pannelli pubblicitari divelti e pale della luce finiti a terra anche a Trapani, dove comunque non si sono verificati particolari disagi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia municipale sono stati impegnati sul fronte della viabilità per liberare le carreggiate ostruite dai detriti, ad iniziare dal lungomare d'Antalighieri, dove alga, sabbia e acqua di mare hanno invaso l'asfalto. Strada piena di detriti anche lungo la strada provinciale per Pizzolungo, dove stamattina si è reso necessario l'intervento di alcuni mezzi della provincia per garantire la circolazione viaria. Ed il maltempo di queste ore ha causato danni al porto di Bonagia.
A Bonagia le mareggiate hanno creato problemi nel piccolo porticciolo esposto ai venti provenienti da nord e da ovest. Ed appena il mare si ingrossa, puntuale si presenta il problema della sicurezza dell'approdo, che non può contare su una diga foranea, opera di cui si parla da anni ma che ancora non è riuscita ad andare in appalto, nonostante ci sia la disponibilità del finanziamento di oltre 5 milioni di euro a suo tempo concesso nell'ambito del patto territoriale Trapani Nord. Intanto, nella frazione valdericina, i bonagiodi continuano a fare i conti con i problemi di sempre. Nel bel mezzo della bufera è scattata la corsa per mettere in sicurezza le barche ed un motoscafo è anche andato a fondo. Danni a un pontile galleggiante che i marosi hanno trascinato sulla riva, mentre le alghe hanno invaso il bacino portuale, imprigionando altre strutture mobili adibite all'ormeggio dei natanti. Insomma, un quadro davvero desolante davanti al quale pescatori ed operatori del posto sono tornati a chiedere la messa in sicurezza del porto di Bonagia. Io sono stato tutta la notte qua in manghina a guardare con attenzione se potevo perdere la mia barca che ci vado purtroppo a lavorare. Tutti i danni che stiamo subendo, come voi vedete dalle immagini, pontili rotti, barche affondate, a rischio di alghe che si sovrappongono sulle barche da secco. Invito il nostro sindaco, la nostra amministrazione a sollecitare il più presto possibile, ripeto, il più presto possibile, quei milioni che da 30 anni 5 sindaci si sono mandati di far avere per Bonagia e fino in questo momento non so che cosa, che si rischia di fare. Io per la terza volta ho avuto di nuovo danni nella mia barca, una piccola imbarcazione che tenevo qua in acqua, ma stamattina l'abbiamo dovuta tirare perché abbiamo fatto danni. Siamo stati qua da stanotte l'una e mezzo fino a stamattina. Cosa dire, siamo amareggiati, speriamo che qualcuno insomma riesca a muoversi. Ci dicono sempre che ci sono i fondi, ci sono i soldi, che c'è tutto pronto, ma in realtà non si vede niente, non si muove nulla. L'ex PM Antonio Ingroia è al centro di accese polemiche per i compensi alla Sicilia e Servizi. Il presidente Telesud Massimo Marino ha voluto commentare i fatti con un editoriale. Oltre 200.000 euro l'anno di compensi e 515.000 di consulenze legali. E a tanto ammonterebbe il compenso dell'attività dell'ex procuratore aggiunto della DDA di Palermo e a capo della partecipata della regione nominato commissario dal governatore Crocetta. Firmato l'Espresso. Lo stesso Ingroia non ha smentito i fatti, rimodulando però l'effettivo compenso che si attesterebbe a soli 150.000 euro. Ma riepiloghiamo le puntate precedenti. Già il presidente Lombardo aveva stabilito un tetto massimo di 50.000 euro per chi amministrava le partecipate, compreso il carrozzone che si sarebbe dovuto occupare delle piattaforme informatiche della regione, senza deroghe. Ma il presidentissimo Crocetta non poteva certamente essere da meno del chiacchierato Raffaele e con uno dei suoi colpi ad effetto abbassa la cifra a 40.000. Vuoi mettere il risparmione per noi siciliani con una mossa del genere? Ma comunque, dopo aver designato Ingroia alla guida di E-Servizi, già pronta per la liquidazione, materializza che in effetti è un po' pochino per l'importanza di un ruolo così delicato, dove l'ex PM antimafia dovrà fare piazza pulita di tanti affari loschi e personaggi ambigui, ad iniziare da una povera crista, cui l'unica colpa era quella di un cognome pesante, e dunque non in linea con l'ingrocettismo galoppante. Con un piccolo particolare, la dipendente era incensurata e mai sospettata di nulla. Ad ogni modo, zac, licenziata. Insomma, come non è, il governatore rifonde a nuova vita la società ed escono fuori dal cilindro la voce indennità di risultato, che porta nelle tasche dell'ex magistrato 110.000 euro solo per lo scorso anno. Fra l'altro, per i servizi, il 2014 è stato un anno controverso, oggetto di ambigue vicende giudiziarie. La Corte dei Conti ha condannato l'azione di Crocetta e Ingroia in merito a delibere assunzioni, mentre un tribunale del lavoro gli ha dato ragione. Quindi appare obiettivamente alquanto precipitoso individuare con certezza queste indennità di risultato e soprattutto incassarla. Opportunità e trasparenza, parole nel cuore del duo magico, avrebbero dovuto portare a posteggiare in bilancio la voce in attesa di pronunce gerarchiche come minimo. Inoltre Ingroia avrebbe usufruito, sempre secondo il settimanale, di ben 52.000 euro per viaggi, alberghi e ristoranti.
Ma non finisce qui. Il commissario straordinario, parola quanto mai azzeccata nella circostanza, ha disposto oltre 500.000 euro di consulenze, cifra che probabilmente batte tutti fra le partecipate, e la parte del leone di questo mezzo milioncino la fa l'avvocato Elio Costanza con 386.000 euro incassati. Ma per i strani casi della vita, Costanza è stato, appena 2 anni fa, il tesoriere di Rivoluzione Civile, il partito fondato dall'ex PM che tutti non ricordano per il clamoroso flop alle scorse politiche. Commento di Ingroia: fatti miei, sono incarichi fiduciari e non devo darne conto a nessuno. Probabilmente Ingroia ha ragione, cosa fra l'altro per nulla scontata, visto che già ha avuto da ridire dell'altro bell'incarico dato dal suo sodale come commissario della provincia di Trapani, dichiarato incompatibile dall'autorità anticorruzione. Così come prima di lei, il CSM sulla nomina per dirigere Riscossione Sicilia, ovviamente sempre fatta da Saruzzo dei Miracoli, che sembrava avere un chiodo fisso una volta fallita l'avventura di Rivoluzione Civile. Infine, ci ricordiamo tutti come l'attività inquirente dell'ex PM, certamente meritoria per molti aspetti, era salutata, senza se e senza ma, come il Vangelo dal mondo dell'associazionismo di maniera e di certa stampa militante. Da questi signori, molti presenti dalle nostre parti, ovviamente nulla da dire su questa vergogna, in linea con l'ingrocetta pensiero. Neanche sull'informale, ma quanto mai prodigo popolo del web, sempre pronto ad innalzarsi a censore di tutto e su tutti per molto, ma molto meno. Tutto normale, ancor prima che opportuno. Ultime iniziative oggi a Marsala in vista delle primarie del PD che si terranno domenica 8 febbraio. I 3 candidati questo pomeriggio terranno le rispettive manifestazioni di chiusura di campagna elettorale. A Marsala si va verso la chiusura della campagna elettorale per le primarie del PD. I 3 candidati terranno oggi gli ultimi incontri in vista della consultazione interna al Partito Democratico che si terrà domenica per la scelta del candidato a sindaco di Marsala. Luigi Giacalone questo pomeriggio alle 18 terrà una manifestazione al Delfino assieme all'assessore regionale all'agricoltura Antonio Caleca e ad Antonio Parrinello, capo di gabinetto all'assessorato all'agricoltura. Anna Maria Angileri terrà il suo comizio di chiusura della campagna elettorale all'Armoni, mentre Alberto Di Girolamo alle 18.30 sarà in via Sibilla nei locali attigui a quelli del suo comitato elettorale per un ultimo appello al voto. E sul nostro sito web, oltre che sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Telesud, è possibile ascoltare in anteprima uno stralcio delle interviste ai 3 candidati fatte per Seconda Repubblica, dove questa sera nel corso della puntata, che andrà in onda alle 21 e alle 23, si parlerà delle primarie del Partito Democratico di Marsala. Gaia Concept Store, finalmente anche a Trapani. Su tutte le calzature donna, sconti al 50%. Gaia Concept Store, via Fardella 87, accanto al bar 900, Trapani. Da anni i nostri mobili sono al servizio del territorio a Trapani, a Erice, a Valderice. Disponiamo di immobili commerciali, capannoni industriali, magazzini per deposito e stoccaggio merci. Immobili per le imprese artigiane, per le piccole e medie aziende, per le attività commerciali. Aurora Group, immobili per l'impresa, il posto che stavi cercando. Il carnevale in provincia di Trapani si chiama Carnevalata a Paceco. Dal 14 al 16 febbraio sfilate, musica, giochi anche per i più piccoli. Sabato 14 febbraio, Carnevale dei Bambini presso l'Auditorium Regina Pacis. Domenica 15 e lunedì 16, sfilata dei carri allegorici dalle 15 in poi. Carnevalata a Paceco. Ti aspettiamo!
Il turismo a Trapani, un'opportunità di crescita del territorio. La qualificazione professionale, l'unica strada per entrare nel mercato del lavoro sfruttando queste opportunità. Ada Comunicazione e Logos presentano due corsi di qualificazione professionale. Corso per operatore turistico culturale e corso per operatore specializzato nella gestione della reception e nella valorizzazione dei prodotti territoriali. Investi il tuo tempo su te stesso e sulla tua qualificazione professionale. I corsi sono gratuiti. Il GUP del Tribunale di Trapani, Lucia Fontana, ha assolto l'ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala, Francesco Milazzo e Francesca Cassarà dalle accuse di abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Condannato invece ad un anno di reclusione l'architetto Gaspare Fundarò, ex responsabile dell'ufficio traffico del Comune. Il procedimento scaturiva da un'indagine che aveva per oggetto un appalto per il servizio di rimozione, blocco e custodia dei veicoli in sosta. 4 anni di reclusione, la condanna inflitta dal Tribunale di Milano all'imprenditore Vito Nicastri di Alcamo. L'imputato era accusato di omessa dichiarazione fiscale e truffa ai danni dello Stato. Nell'aprile dello scorso anno l'imprenditore aveva subito la confisca dei beni patrimoniali per il valore di circa 1,5 miliardi di euro. Don Sergio Librizzi ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, il prete accusato di concussione e violenza sessuale. Ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato Don Sergio Librizzi, l'ex direttore della Caritas di Trapani, chiamato a rispondere di concussione e violenza sessuale. Il procedimento a suo carico si aprirà il prossimo 9 marzo e in caso di condanna il sacerdote beneficerebbe della riduzione di un terzo della pena. Arrestato dagli agenti della sezione di PG della Forestale, secondo l'accusa avrebbe preteso prestazioni sessuali da parte di giovani di colore in cambio del suo aiuto per agevolare la pratica per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Don Sergio Librizzi infatti faceva parte della commissione ministeriale che valutava le istanze dei migranti ospitati nei centri di accoglienza e nelle strutture dislocate nel Trapanese. 8 i casi che gli vengono contestati. Ruba merce da un supermercato. Una donna di nazionalità straniera è stata denunciata dagli agenti del commissariato di polizia di Alcamo, chiamati dal personale dell'esercizio commerciale. La refurtiva è stata recuperata. Nominato nuovo assessore al comune di San Vito Lo Capo, si tratta di Franco Galante che subentra a Carlo Stabile. Vediamo. Franco Galante è il nuovo assessore all'ecologia del comune di San Vito Lo Capo. Il sindaco Matteo Rizzo lo ha nominato dopo le dimissioni dell'assessore Carlo Stabile che ha lasciato l'incarico per impegni professionali. A Franco Galante sono state affidate le deleghe all'ecologia e ambiente, verde pubblico, manutenzione dei beni comunali, compresi strade, impianti di illuminazione, fognature e servizi cimiteriali. Il neoassessore è anche consigliere comunale. La legge elettorale consente infatti il duplice incarico in giunta e in consiglio comunale. Il sindaco Matteo Rizzo ha tenuto a ringraziare l'assessore uscente Carlo Stabile per la sua eccezionale collaborazione, dicendosi quindi certo dell'impegno del neoassessore. Franco Galante, che ha ringraziato il sindaco per la fiducia accordata, in passato ha già rivestito la carica di assessore al comune di San Vito. Lunedì pomeriggio si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Trapani per fare il punto sulla situazione finanziaria del comune. L'assemblea di Palazzo Cavarretta si aprirà alle 15 in concomitanza con gli altri consigli comunali dell'isola convocati proprio per parlare della situazione economico-finanziaria degli enti con l'ordine del giorno predisposto dall'ANCI Sicilia. Ed il presidente del Consiglio Comunale Peppe Bianco ha invitato la cittadinanza a partecipare ai lavori nel corso della quale si parlerà anche dell'aumento dei tributi locali a causa dei tagli sui trasferimenti di Stato e Regione. Il consigliere comunale Ninni Barbera è stato eletto all'unanimità presidente della commissione consiliare di indagine sul luglio musicale trapanese, che si è insediata nei giorni scorsi dopo la surroga dei componenti che si erano dimessi. La commissione avrà 60 giorni di tempo per definire la relazione finale da sottoporre al consiglio comunale. Della commissione di indagine fanno parte, oltre al neoeletto presidente, i consiglieri Nicolò Giaratano, Nicola Lami, Andrea Vassallo e Nicola Sveglia. È stato introdotto il contrassegno unificato disabili europeo. Entro il prossimo 15 di settembre, dunque, i possessori dei pass per disabili dovranno provvedere alla sostituzione del vecchio contrassegno con quello in formato europeo. Vediamo il servizio.
Il nuovo tagliando, identificato dal simbolo internazionale dell'accessibilità bianco su fondo azzurro, che consente la sosta e il riconoscimento dei veicoli delle persone diversamente abili, cambia oltre che colore la forma e prevede anche, a differenza del precedente, la fotografia e firma del titolare sul retro del contrassegno. La nuova norma, che impone dunque al proprietario del contrassegno di essere presente al momento della firma, servirà anche per evitare l'uso improprio degli stessi. Questo pass consentirà ai cittadini con invalidità di parcheggiare negli appositi spazi a loro riservati su tutto il territorio dell'Unione Europea. Entro il prossimo 15 settembre, dunque, i possessori di pass per disabili dovranno provvedere alla sostituzione del vecchio contrassegno con quello in formato europeo, presentandosi personalmente presso l'Ufficio Servizi Sociali via Fra Michele Burgio, poiché lo stesso, come già detto, prevede foto e firma del titolare sul retro del contrassegno. Fino alla predetta data del 15 settembre 2015 rimangono validi anche i vecchi contrassegni non ancora scaduti, ma da tale data avrà validità e valore solo il nuovo pass. Mostra di ricambi è il titolo dell'evento che si terrà fra oggi e domenica a Palazzo Cavarretta di Trapani, evento a cura dell'associazione Trame in collaborazione con l'associazione Cotulevi. La mostra si apre oggi alle 16.30 e durerà fino alle 19.30, domani mattina apertura fissata per le 10, invece domenica alle 16.30. Si svolgerà oggi pomeriggio invece alle 17.30 presso l'Università degli Studi di Castelvetrano Selinunte in Aula Magna il convegno dal titolo Tecnologie per stabilizzare i forestali. Interverranno il sindaco di Castelvetrano Felice Errante e aprirà i lavori l'ingegner Vito Abate. Si valuterà e si sottoscriverà il protocollo d'intesa fra SIFUS, un'impresa, e Polo Universitario di Castelvetrano Selinunte. Nasce a Villa Rosina un nuovo club del Trapani Calcio destinato a diventare la voce del quartiere. Non solo partite della squadra di Boscaglia per condividere insieme la fede granata, ma anche un'azione per la riqualificazione del quartiere. Nasce a Villa Rosina un nuovo club del Trapani destinato a diventare la voce del riscatto del rione. Domani sera alle 18.30 la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro rosso. I locali ospiteranno uomini, donne, anziani e bambini. Non si tratta infatti semplicemente di una location dove guardare le partite del Trapani, ma di un vero e proprio centro di aggregazione e punto di incontro per i cittadini non solo del quartiere ma della città, e questo grazie soprattutto agli sforzi e all'impegno dell'associazione Insieme per Villa Rosina, i cui componenti, armati di coesione e buona volontà, hanno vinto la scommessa nella quale hanno creduto sin dall'inizio, ovvero quella di riqualificare un'area che fino a 4 anni fa era in preda al degrado e all'abbandono. All'inaugurazione del club di Villa Rosina interverrà una rappresentanza della società granata. La mostra celebrativa Museo Pepoli 100 anni di storia, allestita a Trapani al Museo Pepoli, è stata prorogata fino alla fine di maggio. Gli orari di visita sono quelli canonici di apertura del museo, feriale 9.17.30, domenica e festivi 9.12.30. L'ingresso è gratuito alla sola mostra realizzata in collaborazione con l'associazione Amici del Museo Pepoli. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud alle 15.15 e alle 19.40 per Sport Sud Weekend. Vista l'eccezionalità della giornata sportiva, in esclusiva Fabio Tartamella intervista Italo Cucci. Diversi gli argomenti trattati, ovviamente il Trapani, la cessione di Matteo Mancosu ed il campionato di Serie B. Alle 22.40 in diretta con Fabio Tartamella analizzeremo i risultati delle partite Trapani-Carpi e Trieste-Pallacanestro-Trapani. Replicheremo poi a mezzanotte. Alle 21 e alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita in studio Alberto Di Girolamo, Anna Maria Angileri e Luigi Giacalone, candidati alle primarie del PD di Marsala che si svolgeranno domenica 8 febbraio. Con questo è tutto, dopo la pubblicità c'è lo sport con Nino Maltese, io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Salve e benvenuti a TG Sud Sport. Stasera sarà una serata tutta granata con Trapani Calcio e Pallacanestro Trapani impegnate appunto in serata. Apriamo con il calcio. Alle 20.30 la squadra di Boscaglia affronta in anticipo la capolista Carpi nella 25esima giornata di Serie B. Ieri pomeriggio in conferenza stampa il tecnico Roberto Boscaglia ha presentato così la gara di stasera. Il servizio di Claudia Parinello.
Archiviata la sessione invernale del mercato e la sconfitta contro il Cittadella, adesso tutte le attenzioni sono puntate all'anticipo di domani sera contro il Carpi, squadra che mister Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così. Carpi è una squadra che è prima in classifica perché ha un modo assolutamente delineato di gioco, una squadra che è tra tutte, diciamo, le prime, ma non solo le prime, ha il minor minuto di possesso palla, minor minutaggio, quindi significa una squadra che ha tanta fisicità, che gli piace molto ripartire, che lavora tantissimo di squadra perché hanno fame, hanno umiltà e che ha delle individualità importanti, vedi Mbakoku, vedi Di Gallo, vedi Letizia, giocatori comunque importanti. Quindi ci aspettiamo una partita che sia una partita maschia, accesa, che si vincerà anche di aggressività, di forza di gruppo, di compattezza di squadra, ed è una partita che domani sarà sicuramente così. Una gara che il Trapani affronterà con molte defezioni tra infortunati e squalifiche, ma mister Boscaglia rasserena tutti. Arriviamo tranquilli perché siamo consapevoli di quello che possiamo fare. E nonostante le defezioni, chi andrà in campo domani vendrà a calare la pelle e giochiamo contro la prima in classifica, ma questo a noi poco importa perché vogliamo andare in campo per vincere a tutti i costi, e quindi tutti insieme col sostegno del pubblico domani assolutamente faremo una grande partita. Poi il risultato sarà anche figlio di episodi, di situazioni che magari noi non possiamo preventivare oggi, quindi ripeto, partita difficile contro la prima, ma abbiamo le potenzialità per poter far bene. Domani, ripeto, il Trapani assolutamente deve fare una grande partita. A conclusione dell'incontro con la stampa, il tecnico Granata ha parlato anche della sessione di calciomercato appena conclusa. Il mercato è stato un mercato per noi, diciamo, limitato, non per volontà nostra e non perché chi è andato a fare il mercato non ha saputo fare mercato, perché noi avevamo nel mirino dei giocatori, due dei quali purtroppo non li abbiamo presi, ma non, ripeto, perché non si è saputo lavorare, ma perché le squadre di appartenenza non hanno dato i giocatori, e lì si può fare poco nonostante tutto quello che si vuole, perché se i nostri giocatori, coloro i quali avevamo nel mirino, fossero andati in altre squadre, allora si poteva dire qualcosa, ma non sono andati da nessuna parte, ciò vuol dire che c'è stato pochissimo da fare. Tutti i convocati, tranne Martinelli e Vidanov, gli assenti per squalifica che sono Nadarevic, Pajerlo, Falco e Scozzarella. Il Trapani potrebbe scendere in campo con Gomis fra i pali, in difesa Perticone, Caldara, Terlizzi e Rizzato, a centrocampo Basso, Ciaramitaro, Aramo e Barilla, in attacco Abate e Cureale. L'arbitro della gara è Maurizio Mariani della sezione di Aprile, assistenti Raparelli di Albano Laziale, Bellutti di Trento, quarto ufficiale Daniele Martinelli di Roma 2. Diamo uno sguardo alle altre gare che compongono la 25esima giornata di Serie B. Trapani Carpi dunque l'anticipo. Le gare che si giocano domani alle 15 sono Avellino Latina, Crotone Bologna, Frosinone Lanciano, Livorno Bari, Modena Catania, Pescara Cittadella, Varese Provercelli, Virtus Entella Spezia, Vicenza Perugia. Il posticipo di domenica alle 18 è Ternana Brescia. E comunque a sostenere il Trapani che stasera affronterà la capolista ci sarà anche l'ex bomber Granata Peppe Carbonaro, che ricorderete anche per questo gol fantastico contro il Rosarno. Carbonaro sulla pagina Facebook del forum Solo Granata ha pubblicato questo post in cui incita il Trapani alla vittoria. Lo leggiamo. Ciao ragazzi, io lo so, ritorneremo grandi in un campionato già dalla prossima, e mi raccomando, diamo una mano al mister ricordandoci che se siamo in Serie B e in questa bellissima realtà il 70% è merito suo. Ovviamente do per scontato il padron Morace e voi tutti tifosi, forza Trapani sempre, vi voglio bene, scusate non mi sono firmato, Peppe Carbonaro. A seguire alle 15.15 in replica alle 19.40 trasmetteremo un'intervista esclusiva di Fabio Tartamella di Italo Cucci, che ha parlato del momento dei Granata del campionato di Serie B. Vediamo uno stralcio di questa intervista. A Trapani oggi il Trapani ci sta perché gioca. Cioè la città si merita di avere una squadra e la squadra si merita di avere la sua città. Qui sono due cose che sono cresciute insieme negli ultimi anni. Non è il calcio consolatorio, se mi sono spiegato. Come no? Ci sono luoghi dove socialmente ci sono tantissimi problemi, diceva per fortuna che la domenica ho la squadra locale che va bene.
Qui la crescita è stata contemporanea, ragion per cui è vero che è ancora un piccolo lusso, cosa sarebbe poi se andasse in Serie A, però è un lusso che non stacca completamente dalla qualità di vita. E questo mi pare un dato estremamente positivo. È un dato importante. Non abbiamo bisogno di anestetizzarci. Se no, quando parliamo del profondo sud, dice: ah, per fortuna c'è. È la stessa cosa che sta succedendo con una buona qualità anche a Palermo. A Palermo il calcio non è consolatorio, tant'è che l'ultima partita ho visto non c'era nessuno. Vuol dire che si consolavano a Mondello, non lo so dove erano. Ma non è così da citare arriva l'inviato del Nord che dice in questa landa desolata c'è però una vivace squadra di calcio. No, qui va bene tutto insieme e io mi auguro che ci sia questa continuità che dipende dall'imprenditore che si è preso il Trapani e dipende anche dalla città che ogni volta che vengo c'è sempre qualcosa di più e qualcosa di meglio. Per quanto riguarda il calcio regionale, si è giocato il recupero della 21esima giornata del campionato di promozione fra Salemi e Favignana. Ha vinto il Salemi per 5-1 con reti di Fatallà, Galluzzo, Cangemi e doppietta di Rustico. Per gli Egusei, gol della bandiera ad opera di Di Vita. Passiamo adesso al basket. L'anticipo della 21esima giornata del campionato di A2 Gold sarà Trieste-Trapani. L'avversario dei Granata è una squadra di giovani con due punte di diamante che sono Candus e Tonut. Vediamo cosa ne pensa Coach Lardo. Intanto bisogna ringraziare Federazione, Sky, Lega che hanno trovato questo accordo per far conoscere questo campionato di Lega Gold che penso che tra l'anno scorso e quest'anno stia dando veramente, a parte le vicissitudini quest'anno di alcune società, però sul campo si sta vedendo del bel gioco ed è un bello che sotto i riflettori di Sky che offrono un buonissimo servizio si possono vedere le partite. Il Trieste è una squadra, direi una delle rivelazioni, anche pensando anche all'anno scorso, una squadra che ha puntato sui giovani, che gioca con molto entusiasmo, benissimo allenata da Dalmasson, è una squadra che non molla mai, che gioca con un cuore grande così e anche domenica scorsa che ha perso, diciamo, non nettamente ma chiaramente abbastanza che la vittoria agevole che ha avuto Verona con Trieste, si è visto una squadra molto viva che lotta su ogni pallone, perciò è una squadra che penso che appunto possa ancora dire la sua in chiave playoff, ma soprattutto è una squadra da prendere ad esempio perché i giocatori in campo danno sempre il massimo. E chiudiamo con una notizia di calcio femminile. Il Paceco ha vinto e convinto riscattando la sconfitta di domenica contro il Marsala, ha battuto la Ludos Palermo. Le ragazze del presidente Marino si sono imposte per 8-0 con 5 reti di Oddo e 3 di Filingeri. Questa era anche l'ultima notizia. Vi ricordo che questa sera alle 22.40 in diretta Fabio Tartamella e Stefania Renda commenteranno i risultati di Trapani Carpi e Trieste Pallacanestro Trapani. Tutto sarà poi replicato a mezzanotte. Mi fermo qui, vi rimando alle prossime edizioni di TG Sud. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.